forme e grandezze, con sistemi di apertura e tappi diversi. E per mantenere il prodotto integro per tutta la sua vita a scaffale, il materiale del pacchetto deve essere fatto a regola d'arte. Tutto ha inizio con la fornitura delle materie prime, cartone, alluminio, plastica e inchiostri. In seguito, negli stabilimenti di tutto il mondo, i materiali sono accoppiati grazie a tecnologie molto sofisticate. Per prima cosa stampiamo il disegno dei nostri clienti sulla carta, utilizzando una delle 5 tecniche di stampa disponibili. Poi imprimiamo le linee di piega, cordonature, che daranno la forma al pacchetto. In seguito laminiamo la carta ad alta velocità. Infine tagliamo la bobina di 15 mm per essere usata dalle nostre macchine professionali. Il risultato è un contenitore prodotto in modo intelligente, con una fintura magistrale. Nei contenitori asettici, un secondo strato di plastica unisce la carta a un sottilissimo foglio di alluminio che a sua volta funge da barriera contro luce e ossigeno. Infine, lo strato più interno di plastica sigilla totalmente il prodotto all'interno del contenitore. Non importa che siano fabbricate, le nostre confezioni devono rispettare altissimi livelli di qualità, così da poter avere le stesse caratteristiche in tutto il mondo. Sicure, resistenti e pratiche per i consumatori. Continuiamo a innovare e a fare ricerca per rendere il nostro pacchetto ancora più sostenibile, puntando ad aumentare la percentuale di rinnovabilità. E per aiutare i nostri clienti a differenziarsi, usando tecniche di stampa avanzate per esaltare l'aspetto della competizione. Ci impegniamo a migliorare continuamente per confezionare e conservare sempre più prodotti e fornire ai nostri clienti nuove modalità per raggiungere i propri consumatori. Per questo possiamo dire che Tetra Pak fornisce ai propri clienti soluzioni end-to-end, dalle materie prime allo scaffale.